La sofferenza è immensa. Quest'anno avverto ancor più la mancanza della mia Liliana. Mi manca la sua presenza, mi avrebbe aiutato a difendermi dalle persone che parlano senza sapere nulla. Ma io ho le spalle larghe, sono forte e ho molte amiche che mi stanno vicino in questo momento difficile. A parlare è Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovic, la pensionata scomparsa da Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio 2022 in un bosco. Il caso di Liliana rimane avvolto nel mistero. Mesi fa, la salma è stata riesumata per nuovi esami e sono in corso accertamenti sulle persone più vicine alla vittima, incluso Visintin, che attende con ansia che gli inquirenti facciano chiarezza sulla morte della moglie. Nel frattempo Sebastiano è in vacanza con un'amica speciale, Francesca, che lui stesso conferma essergli di supporto in questo periodo difficile e che lo aiuta ad affrontare le critiche che gli sono piovute addosso. Ha dichiarato: «Il nostro viaggio è un'avventura, giorno per giorno, senza troppi programmi». Sebastiano e Francesca condividono la passione per la bicicletta, una passione che Sebastiano aveva anche con la defunta Liliana. Durante la settimana di Ferragosto hanno pedalato attraverso i paesaggi della Slovenia. Sebastiano ha aggiunto: «Potremmo anche andare in Croazia, ma ancora non è deciso. Vedremo dove ci porterà la voglia di pedalare. È un modo per distrarmi e sfogarmi». Sebastiano ha precisato che Francesca non è la sua nuova compagna, ma ha ammesso di avere alcune frequentazioni. Sul fronte delle indagini ci sono sviluppi. Il consulente del marito, l'ex generale Luciano Garofano, è riuscito a ottenere il cosiddetto esame del microbiota, un'analisi dei batteri presenti sul cadavere di Liliana. Si tratta di uno studio ancora sperimentale che potrebbe consentire agli esperti di determinare con maggiore precisione il momento della morte della pensionata. Stabilire con esattezza quando è deceduta Liliana è cruciale per chiarire altri aspetti del caso. Riguardo a questo esame, Visintin afferma: «Ho parlato con l'ex generale e lui si è detto ottimista, quindi spero di ottenere un risultato certo». Sono emerse diverse contraddizioni di Sebastiano negli anni. Lui risponde con la consueta calma: «Secondo la famiglia e gli amici di Lilly, avrei dovuto intuire o sospettare che ci fosse qualcosa di strano. Ma io sono sereno e tranquillo perché non ho nulla di cui preoccuparmi. Non ho colpe da nascondere. In questo momento è fondamentale ottenere un risultato chiaro per capire cosa è realmente successo e far riposare in pace Liliana. Il resto non conta. I momenti difficili ci sono e ci saranno, ma io seguirò la mia strada». Sebastiano spera che presto questa vicenda possa trovare una conclusione, ma l'unico modo per farlo è arrivare a una verità incontrovertibile. La domanda rimane la stessa: Liliana è stata uccisa o si è suicidata? La procura ha ipotizzato che la donna possa essersi tolta la vita, schiacciata da una situazione sentimentale opprimente. Da un lato il marito, dall'altro l'amante, Claudio Sterpin. Quest'ultimo ha rivelato che lui e Liliana avevano una relazione clandestina e che lei si sarebbe trasferita a casa sua. Per Sebastiano, Sterpin ha inventato tutto e dovrebbe chiedere scusa a Liliana. Non ha avuto rispetto per lei. Sterpin, invece, gode del sostegno della famiglia e degli amici di Lilly. Il fratello Sergio Resinovic, la cugina Silvia Radin e i vicini Gabriella Micheli e Salvatore Nasti. Fu proprio questa coppia di vicini a spingere Sebastiano a denunciare la scomparsa della moglie il 14 dicembre 2021. Sebastiano stesso ammette: «No, non mi sono allarmato subito. Resta il dubbio se Liliana fosse già morta in quel momento. La questione rimane irrisolta, ma il nuovo esame potrebbe fornire risposte e chiarire ulteriori aspetti del caso».